Il peggior anno di sempre. Così è definito il 2020 nell'ultima copertina del Times. Il Covid infatti ha provocato un'inedita crisi mondiale a livello sanitario, economico e sociale. Ciò inevitabilmente ha comportato un aumento esponenziale di disagi quali paura, ansia e depressione, un importante campanello d'allarme riguardo la salute della nostra società. Secondo il rapporto annuale Censis, 3 italiani su 4 indicano nella paura dell'ignoto e nell'ansia conseguente il sentimento prevalente in famiglia. E l'Abruzzo non sfugge ai disagi psichici, ma è in linea con la media nazionale. Il dato è abbastanza in linea con quanto succede non solo in Abruzzo, ma anche in Europa. In effetti si è riscontrato un aumento delle sofferenze della sfera emotivo-affettiva nelle persone sottoposte non solo al lockdown, a zona rossa, ma anche al lockdown, e ovviamente per le conseguenze anche della pandemia che in alcune aree ha colpito le popolazioni in modo molto pesante. A fine anno la regione pubblicherà i dati delle farmacie riguardo il consumo di psicofarmaci e potremo così accertare se sia realmente aumentato, così come si teme, l'utilizzo di queste sostanze. Intanto nella nostra regione sappiamo che non è aumentata la pressione sui centri di igiene mentale, ma è anzi diminuita. E questo non perché siano diminuite la necessità di assistenza o le richieste di aiuto, ma perché la medicina extra-Covid in questo periodo è passata in secondo piano. Per quello che riguarda i servizi, io ricordo che ci sono ancora delle normative che ci impongono una riduzione delle prestazioni legate al fatto di evitare assembramenti ed evitare rischi sia per gli operatori che per la popolazione. E abbiamo fatto un grande uso di telemedicina e di prestazioni telefoniche, nonché abbiamo tanto personale ancora in smart working. I mezzi tecnologici però difficilmente riescono a sopperire ai rapporti umani faccia a faccia. Si avvicinano le feste e a causa delle restrizioni si presume che molti passeranno il Natale in solitudine o quasi. Il passare il Natale da soli, non poter rivedere i propri cari è un problema di grande interesse pubblico, di sanità pubblica, ed è anche un problema di tipo antropologico, considerando che l'Abruzzo è una regione ad altissima emigrazione, quindi si privano molte persone anziane, e la popolazione abruzzese è molto vecchia, di rivedere i propri cari. Questo è un fattore di grande sofferenza mentale. A chi è in sofferenza l'esperto consiglia di rivolgersi a professionisti, che siano medici di famiglia o centri di salute mentale, chiedere aiuto, insomma, prima di addentrarsi nell'insidioso campo della psicofarmacologia. Evitare di fare uso o abuso di psicofarmaci, perché non è questa la risposta più adatta. La risposta più adatta spesso è il rapporto, la comunicazione ed il rapporto interpersonale.